Ringrazio voi di essere venuti e naturalmente soprattutto ringrazio il nostro ospite. Antonio Mastrapasqua ci parlerà oggi, l'avete visto il titolo, nuovo sistema previdenziale, un ponte tra le generazioni. Il nostro obiettivo è capire con lui il perché di una riforma, i principi di questa riforma e cercare di capire insieme le conseguenze di questa riforma. Sapete che devo interrompere per un attimo di parlare di Antonio Mastrapasqua per annunciare il prossimo evento. Avremo il procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso il 15 giugno, prendete nota come si dice, ma torniamo al nostro ospite. Mi hanno dato il titolo della tesi di laurea di Antonio Mastrapasqua, me lo sono portato su un foglietto, aspetti matematici ed economici dei fondi pensione. Quindi c'era veramente una predilezione e un'inclinazione in questa direzione già dall'inizio. Antonio Mastrapasqua è giovanissimo, perché è mio coetaneo, presidente dell'INPS ed è presidente dal 2008, dopo essere stato per 4 anni, credo, membro del Consiglio di Amministrazione. Col decreto Salva Italia è stato confermato fino al 2014. Quindi ha l'intervallo di tempo e di conoscenza del sistema per darci un'opinione veramente informata. Noi lo ringraziamo molto di essere qui e gli cedo la parola. Grazie. Grazie al dottor Beltrame, al professor Beltrame e alla università. Ringrazio anche perché ho approfittato di essere arrivato un po' prima per scoprire un mondo che, confesso, mi era sconosciuto, del quale rimango estremamente affascinato. Io cercherò di essere, spero, chiaro e veloce, anche perché molto spesso su questa materia, più che ascoltare, so che fa molto più piacere poter fare domande, perché è una materia complessa e quindi di difficile lettura. Perché la riforma delle pensioni di dicembre 2011? Voi ricorderete che fin dal 2010 la Commissione europea dichiarò più volte, il commissario Olli Rehn, il sistema pensionistico italiano è tra i migliori, è in equilibrio, sostanzialmente in equilibrio, quindi va bene, promossi su questo versante, occupatevi paese di altre parti che invece possono essere migliorate. Poi succede spesso, e chi ha rapporti sia interni che con l'estero lo sa, molto spesso sia i mercati ma anche le istituzioni europee non hanno una grande capacità di analisi e di studio analitico delle cose. Molto spesso si basano sui titoli, sulle sensazioni, sui paesi, e questa è la dimostrazione che poi ogni giorno abbiamo anche su altri versanti. E se ricordate, ad agosto 2011, quindi dopo la lettera famosa della BCE firmata da Trichet e da Draghi, che poneva sul sistema pensionistico una piccola chiosa, ovvero le famose pensioni di anzianità. Si dice, ma pensioni di anzianità noi non le abbiamo nelle altre parti d'Europa, se riuscite a modificarle o a cambiarle. Questo qui è chiaro che allinea il sistema agli altri paesi europei. L'Italia risponde con una lettera dicendo, ma noi l'abbiamo già fatto, più o meno è tutto fatto, e inizia durante il mese di agosto un dibattito invece sull'adeguamento delle donne, sulla convergenza al 2026, un dibattito politico molto forte anche a livello delle parti sociali. E cosa succede? Che un sistema, lo semplifico ma non è poi così distante dalla realtà, che era stato giudicato bene, il forte dibattito interno al paese fa sì che la lettura all'estero è che questo sistema ha delle crepe, diciamo che il dibattito ha evidenziato alcune cose che non erano neanche chiare a chi ci stava o ci stava in quel momento giudicando.
Ricorderete, non facciamo valere ai fini pensionistici il riscatto della laurea. Ci fu un dibattito per 2 settimane, dice, ma come, perché io ho fatto un contratto con l'INPS, ho pagato e mi dici di no? Ecco, quindi l'effetto di questo che cos'è? La manovra di settembre, che di fatto adegua le donne ma con una transizione lunghissima, 2012-2026, sulle pensioni di anzianità di fatto non si interviene, assolutamente, si anticipa di un anno l'aspettativa di vita. La lettura che dà l'Unione Europea, che danno i commissari europei, è insufficiente questo. E quello che era diventato uno degli elementi di forza del Paese all'esterno, invece diventa forse la parte più vista con maggior criticità da parte degli osservatori esteri. Cade il governo Berlusconi, arriva il governo Monti. Di fatto, è chiaro, non con lettere ma con doverose interlocuzioni, diventa il problema delle pensioni, della ulteriore e credo ritengo ultima riforma, il problema cruciale di cosiddetta credibilità del Paese, termine spesso abusato ma diciamo che molto spesso dobbiamo dare prove di credibilità sia interne che all'estero. Ecco che quindi arriva una riforma delle pensioni, come ha detto anche il Ministro, severa, dura, perché a questo punto si chiede all'Italia tutto quello che era stata una transizione lunghissima. Immaginate che la prima riforma delle pensioni è quella di Amato del 92, poi c'è Dini, poi c'è Prodi, poi c'è Maroni, poi c'è Prodi Damiano, poi c'è Sacconi Tremonti. Ecco, quindi immaginate quante volte si era intervenuti. Di fatto si dice chiudete la transizione, cioè quella che era stata una transizione con un'intuizione di riforma molto buona nei primi anni 90, ma poi con una volontà dei governi che si erano succeduti, di destra e di sinistra, di allungare notevolmente la transizione, ecco che a questo punto si dice va chiusa, cioè la forchetta che era rimasta troppo aperta va chiusa e tutto quello che era stato visto con proiezioni lontanissime doveva essere a questo punto completamente accelerato. Quindi il sistema cosiddetto contributivo, quindi riforma Dini, quindi erano 18 anni prima, non più chi aveva 18 anni con tutte alchimie, ma si dice 1 gennaio 2012 tutti indistintamente stanno col sistema contributivo. Uomini e donne, c'era sempre stato se la donna dovesse raggiungere l'uomo in che modo, si era detto entro il 2026, 2018, quindi in 6 anni l'età delle donne doveva convergere. Le famose pensioni di anzianità. L'Italia era l'unico paese in Europa che aveva la pensione di vecchiaia, quindi si va in pensione raggiungendo un'età, la pensione di anzianità con 2 sottospecie. La pensione di anzianità cosiddetta con i contributi versati, i famosi 40 anni di contributi, o quella con le quote. Quindi se io sommavo, ricorderete, l'età con i contributi, c'era quota 95 che poi diventava 96, che poi diventava 97, ma gli autonomi invece era un anno di più, non si sa perché, dovevano essere penalizzati. E questa è una cosa che avevamo solo noi, che fa parte della, diciamo, fantasia, sicuramente fantasia nel senso ovviamente nobile del termine, italica, di creare sempre qualcosa di diverso. La pensione di anzianità dal 1 gennaio 2012 è stata cancellata. Quindi quella che era pure una transizione, ricorderete Scalone Maroni, Scalini Damiano, quindi poi si era tutto adeguato così, dal 1 gennaio è scomparso, quindi non ci sono più Scaloni, non ci sono più Scalini, c'è solamente pensione di vecchiaia, si annullano le finestre, altra invenzione ovviamente italiana, non diciamo che la pensione aumenta di un anno, ma diciamo che la pensione è come prima, ma c'è una finestra che tu puoi uscire dopo un anno. L'effetto è lo stesso, ma l'annuncio, ma non solo l'annuncio da parte dei governi, anche l'annuncio da parte delle parti sociali è dire no, noi abbiamo salvaguardato 65 anni, poi c'è una finestra che è 66, ma l'età pensionabile è 65, in effetti era 66. Le pensioni, le finestre scompaiono,
Quindi tanto era già 66 o 67, è quel punto, quella l'età detta, e con queste piccole ma importanti, come potete immaginare, componenti, di fatto si riforma tutto in modo incredibile, perché si va in pensione con la vecchiaia, non più a un'età stabilita, ma in una arco di tempo, puoi andare in pensione tra i 66 e i 70 anni, puoi scegliere te, anche perché col sistema contributivo, contrariamente a quello retributivo, più versi e più hai, e quindi potendo lavorare più a lungo potrai versare di più, potendo versare di più potrai avere una pensione più alta. Questo è ovviamente semplice, ma prima non poteva essere. Quindi hai la forchetta, hai il metodo contributivo, e quindi non è più nessun calcolo fatto sulle ultime retribuzioni, ma è in base a quello che versi, ovviamente salvaguardando quello che c'era prima, ma dal 1° gennaio per tutti, o già era per molti che erano stati assunti negli anni precedenti, tutti quanti hanno lo stesso sistema. Poi c'è la convergenza, quindi sia la convergenza pubblico diciamo dipendenti autonomi, sia convergenza pubblico-private, sia convergenza uomini-donne, a una data che è il 2018. Quindi entro il 2018, quindi tra 6 anni, tutto il sistema va a regime. E quindi anche questo è importante. Non solo, voi avrete visto proprio nella scorsa settimana sono usciti articoli sui coefficienti di trasformazione, che sembra una cosa complicatissima. Cosa significa? Che nel momento in cui tu vai in pensione, più tu vai con l'età avanzata in pensione, più ovviamente con un coefficiente, avendo tu un'aspettativa di vita più lunga, la tua pensione diventa più alta. Anche i coefficienti, che non si sa perché, comunque prima erano fissi, e quindi se lavoravi di più non ti veniva premiato la tua permanenza al lavoro con un coefficiente migliorativo della tua pensione, finalmente si sbloccano. E quindi anche la pensione può essere adeguata anche se lavori fino a 70 anni o se vai via prima, ovviamente può essere penalizzata se esci prima dal lavoro. C'è la totalizzazione, ovvero mentre prima se tu avevi spezzoni di contribuzioni in vari enti, questi qui non potevano essere totalizzati se non con una soglia minima di franchigia, prima era di 6, poi di 3 anni, la totalizzazione invece diventa a zero. Quindi se io sono stato un commercialista, poi sono stato uno sportivo, poi divento un lavoratore dipendente, poi insegno in una scuola, posso totalizzare tutti questi periodi anche avendo fatto solo un giorno in uno di queste casse previdenziali, e questo ovviamente, essendo un sistema contributivo, io sommo nel mio libretto tutto quello che ho nei vari salvadanai sparsi nelle varie casse previdenziali. In tutto questo si mette a regime l'aspettativa di vita, ovvero ringraziando il cielo si vive di più, in modo automatico, quindi senza nessuna futura diciamo confronto tra governo, parti sociali, Parlamento e quant'altro, l'Istat dichiarerà di quanto si è incrementata l'aspettativa di vita, automaticamente con un decreto ministeriale si sposta in avanti la data di pensionamento, essendo, ringraziando il cielo, allungata la vita. Quindi di solito negli ultimi anni la vita si è allungata di 1,5 mesi ogni anno, quindi così andrà avanti, speriamo all'infinito, perché si vive sempre di più. Continua a esistere una pensione invece anticipata, che però non è più i famosi 40 anni, che era diventato anche quelli non veri, perché era 40 anni più una finestra, quindi era 40 più 41, si dice che a questo punto diventano 42, si può anche uscire prima, i famosi nati del 52, ci sono state ovviamente poi in Parlamento delle correzioni, però ecco, diciamo che la regola importante è vecchiaia 66-70, anticipata, età contributiva 42 anni per gli uomini, 41 per le donne,
anche queste con l'aspettativa di vita. Contemporaneamente sono stati tolti tutte le disparità che c'erano tra le generazioni e dentro le generazioni. Tra le generazioni, l'ho detto, non ci sarà più la differenza tra gli uomini e le donne, non ci saranno più le differenze tra regimi pensionistici. Tra le generazioni, perché prima i genitori avevano una pensione, diciamo, più generosa, i figli sicuramente avrebbero avuto e hanno una pensione più ridotta, perché questo era dal punto di vista della metodologia. Sistema retributivo, si faceva la media degli ultimi 10 anni, sistema contributivo, si fa la media di tutto quello che tu hai versato nel salvadanaio, quindi se sei stato capace, in grado, se hai avuto la fortuna, la capacità di versare di più, avrai di più, se purtroppo avrai di meno, avrai di meno. Sistema retributivo, potevi avere una carriera bassissima, se gli ultimi 10 anni avevi, no, un incremento, avevi chissà che cosa, tu avevi la pensione su quei 10 anni, ma avevi versato, ma non percentualmente, per certi versi anche estremamente di meno rispetto a quello che andavi a percepire. E quello l'anno lo pagava lo Stato, lo pagavamo tutti quanti noi, perché è chiaro che se tu prendi più di quello che hai dato, poi quello lì si scarica sulla collettività, ovviamente. In più, nella riforma sono stati fatti alcuni interventi di cancellazione dei cosiddetti, o comunque interventi sui cosiddetti privilegi. Molto spesso si è sempre detto, ma il sistema pensionistico è squilibrato, c'è tanta gente che ha il privilegio, baby pensioni, pensioni d'oro, tanti anche luoghi comuni, anche tante favole che non erano vere. Con questo intervento che cosa si è fatto? Si sono dati, perché non è possibile ovviamente tagliare per sempre, perché la Corte Costituzionale non lo ritiene valido, ma si è intervenuti con dei cosiddetti contributi di solidarietà, ovvero le pensioni più ricche pagano una percentuale che poi rientra nel sistema rispetto alla loro pensione. È forse non tutto quello che si poteva fare, però è stato importante dare dei segnali di comunque cominciare a scalfire dei privilegi, o comunque qualcosa che era stato dato di più, che mentre nel passato era quasi impossibile. Quindi anche dal punto di vista solidaristico si è intervenuti per cercare di sanare qualcosa. Quali sono gli effetti sul sistema di questi interventi? Gli effetti sono abbastanza importanti e significativi. Do i dati che un mese fa ho annunciato sul primo quadrimestre 2012 rispetto al 2011. Ricorderete la polemica: in Italia si va in pensione a 58 anni circa, mentre in Europa si va molti di più. Ecco, io non so se è un successo, poi è chiaro che ognuno lo vede su se stesso e può dire non è, questo è negativo o positivo, io rappresento solo dei dati. Nell'anno 2011 la media di pensionamento di età era 60 anni, nei primi 4 mesi è diventato 61,4, quindi un anno e 4 mesi in pochi mesi è tanto, quindi il salto è stato molto molto significativo. La cosa più importante pure è che per la prima volta l'età media di pensionamento tra pubblico e privato è lo stesso, quindi mentre prima c'era un grande gap tra i pensionati dell'età pensionabile del pubblico impiego e quello del privato, nel primo quadrimestre 2012 le due età si sono esattamente, può essere anche un caso, ma comunque 61,4 il privato, 61,4 il pubblico. E questo è significativo perché comunque il mondo previdenziale deve, già sta tendendo alla fine delle disparità, per far sì che si è tutti uguali, e chi non è uguale ha delle formule di privilegio, ma generiche e non specifiche, tipo gli usuranti, quindi tutte queste regole valgono per tutti. È chiaro che i lavori usuranti hanno mantenuto delle particolarità per poter andare in pensione anticipata, ma invece tutti gli altri vanno uguali. C'è stata una contrazione forte delle pensioni nel primo quadrimestre del 2012, più del 50% di meno rispetto al primo quadrimestre 2011, quindi questo significa che il sistema sta funzionando. È vero che funziona a scapito di chi voleva o andava in pensione prima, però sta funzionando rispetto a un equilibrio delle risorse del Paese e un equilibrio generale europeo. Faccio due esempi sugli altri Paesi. La Germania ha un'età media di pensionamento di 61,7,
la Francia 59,3, la Francia è più indietro di noi. Anche questo dimostra come spesso noi non siamo capaci, come sistema paese, a far capire all'estero quello che noi riusciamo a fare. Abbiamo vissuto mesi dove ci si diceva che la Germania era leader sul sistema previdenziale. Vi ricorderete che un certo diceva: ma vanno in pensione a 69 anni, vanno in pensione a 61,7, perché anche loro hanno tanto di cui, però loro hanno sempre reclamizzato con orgoglio le loro riforme, anche lunghissimo. Noi non siamo mai stati forse così bravi a reclamizzare quelle che facevamo e gli effetti, perché molto spesso si discuteva su quello già fatto senza avere invece la forza di dire: ormai l'abbiamo fatto, facciamolo conoscere. Quindi i dati invece confermano che il sistema per certi versi già lo era e lo sarà ancora di più virtuoso. Effetti della riforma: incidenza sul PIL dei non risparmi, ecco, questo ci tengo a dirlo. Molto spesso si dice: si è fatto cassa con le pensioni. Questo è un termine inesatto, perché i cosiddetti risparmi poi non sono altro che le non spese sul sistema pensionistico rispetto a quelle che si esercitavano prima, ma sono soldi che rimangono nel sistema pensionistico. Non è che con i soldi della previdenza si fanno altre cose. I soldi risparmiati, ovvero i soldi non spesi per dare pensioni, servono a fortificare, no, il sistema INPS per poterne comunque dare ai prossimi pensionandi. Quindi il termine "si è fatto cassa" è un termine sicuramente di grande effetto, ma altrettanto sicuramente non realistico. Gli effetti sono: nel 2015 un risparmio dello 0,6 sul PIL, nel 2020 addirittura 1,2, quindi andiamo su più di 20 miliardi di effetto finanziario sul sistema pensionistico, quindi è un effetto molto importante che si cumula a tutte le riforme fatte negli anni precedenti. Quindi il sistema pensionistico, da qui si evidenzia che forse nel passato era stato troppo, io dico, generoso, oggi diventa più giusto. È chiaro che molti hanno nostalgia di un periodo precedente ed è anche legittimo poterla avere. Tasso di sostituzione, altro tema importante. Si dice: va bene, c'è la sostenibilità finanziaria, ma il sistema pensionistico deve garantire anche la sostenibilità sociale, perché non si può solo raggiungere il miglior bilancio dell'INPS, ovvero del paese, e poi non dare le adeguate prestazioni. Anche su questo è importante fare un raffronto anche con il resto dell'Europa. L'Italia oggi ha, col sistema retributivo, un tasso di sostituzione, ovvero ultima retribuzione, prima pensione, intorno all'80%. Quindi è importante, è ritenuto più che soddisfacente, e infatti una delle cause è che non si fa la complementare in Italia. In Francia il tasso di sostituzione è il 60%, in Germania è il 58%. L'unico paese che ha un tasso di sostituzione migliore del nostro è la Grecia, e a voi lascio ovviamente la riflessione sul fatto che ci possano essere tassi di sostituzione così generosi. E quindi il nostro sistema andrà dal retributivo al contributivo, verosimilmente avrà un tasso di sostituzione più basso rispetto a quello che era precedente, ma se avete visto nelle settimane passate uno studio fatto dal nucleo di valutazione del Ministero sulla spesa previdenziale, è uscito fuori che se però io lavoro più anni, perché inevitabilmente dovrò e potrò lavorare più anni, gli anni che lavoro in più con i tassi, con i coefficienti di trasformazione, potranno far sì che la pensione sia più o meno uguale a quella che avevo sul sistema retributivo. È vero, lavorando meno anni, ma a questo punto questa pensione l'ho veramente guadagnata e non pesa sulle spalle degli altri. Però qual è stato l'effetto di un tasso di sostituzione così alto, ovvero così generoso? Che l'Italia non ha mai avuto o lanciato una grossa cultura di previdenza complementare. Vi do due dati: media europea di adesione alla previdenza complementare è il 91%, tasso di adesione in Italia alla previdenza complementare il 23%.
ed è il 23% da qualche anno, quindi non c'è un incremento, dice 23, ma ieri era 15, quindi c'è un incremento del 7-8%. Anzi, di questo 23%, è stato pubblicato dalla Covip la settimana passata, più di 1 milione dei 5 milioni circa di aderenti alla previdenza complementare non versa, e quindi è nel 23, ma poi non sta contribuendo. Quali sono i motivi, a mio avviso? Sicuramente un tasso di sostituzione molto alto, per cui io vado in pensione, prendo la liquidazione, prendo l'80%, non sento, non si è sentito mai il bisogno di dire mi metto un pezzettino in più, perché comunque era abbastanza già completo il tasso di sostituzione all'80% sommato a una liquidazione che comunque, come voi sapete, quasi nessun paese all'estero ha, e quindi è chiaro che la somma delle due cose non mi faceva sentire una grande necessità di costruire una mia seconda gamba. Dall'altra, sicuramente un sistema retributivo che di per sé scoraggia una previdenza complementare, perché non conta quello che tu hai messo, ma conta quanto guadagnavi alla fine della tua carriera lavorativa. Terzo, sicuramente una cosiddetta disinformazione, diseducazione previdenziale, che nel nostro paese è altissima. Negli altri paesi europei, nelle scuole, nelle università, c'è una grande consuetudine. Sicuramente il legislatore e chi si occupa di questa materia ha contribuito a far sì che la materia sia talmente complessa ed è stata cambiata così tante volte che sfido chiunque a seguirlo, e quindi poi dopo era anche difficile stare al passo con una normativa che cambiava ogni 3-4 mesi. Però l'effetto è stato che c'è una totale disinformazione di educazione previdenziale. Ricorderete, o almeno alcuni, la giornata del risparmio che si è fatta per tanti anni nel nostro paese. A ottobre le casse di risparmio regalavano, e uno andava a casa con il salvadanaio stilizzato, il padre apriva il libretto di risparmio a tutti i figli, ci versava i soldi, poi uno andava lì, si vedeva. Sulla previdenza non è mai stato fatto nulla, non è mai stato fatto nulla, perché non c'era bisogno, perché era un sistema che non aveva bisogno di essere alimentato con la conoscenza. Era... Noi abbiamo fatto un sondaggio presso l'università ed è uscito fuori che non solo i giovani non conoscono per niente il sistema previdenziale e dicono che l'unico momento nel quale apprendono qualcosa è presso le famiglie, ma allo stesso tempo dicono che le famiglie vivono in un altro metodo. Quindi se il genitore conosce il suo sistema, conosce il sistema, conosce il suo sistema, e non è in grado di insegnare il sistema invece che il figlio dovrà avere. Quindi è chiaro che tutto questo ha fatto sì che nel passato anche non avere una grande educazione previdenziale non potesse non essere un problema. Oggi sicuramente non insegnare e non educare i giovani, soprattutto anche gli adulti, ma soprattutto i giovani, a come funziona il sistema può diventare un problema sociale, perché va da sé, non è logico dirlo, un conto è insegnare che se tu versi il primo giorno che cominci a lavorare 10 euro al mese, questi alla fine della tua carriera rappresenteranno un montante, un conto è cominciare a 30 anni, un conto a 40, un conto a 50, esce costantemente che i 10 euro diventano 100, diventano 500 per poter avere la stessa prestazione alla fine. Quindi è chiaro che oggi il sistema paese, gli enti previdenziali, il Ministero, mi auguro, vorremmo fare anche con il Ministero, ne ho parlato col Ministro, anche con il sistema, diciamo, scolastico nel suo insieme, poter fare educazione previdenziale non è solamente un'educazione civica fine a se stessa, è l'educazione per far avere ai giovani, alle future generazioni, una cognizione di quello che sarà. Anche perché quando si maneggia non solo nella scuola, ma quando si maneggia la previdenza, si lavora per qualcosa che succede tra 40 anni, la responsabilità è grande, far sì che poi dopo, sì, non te l'ho detto, tra 40 anni chi ne subisce le spese non certo viene a cercare chi 40 anni prima non ha avuto la forza, la volontà o il dovere di poterlo fare. Quindi, per linee generali, questo è stato l'impianto sul sistema previdenziale.
Tutto questo poi si è andato a innestare in una grossa riforma invece del sistema previdenziale come macchina previdenziale. Permettetemi una battuta sugli esodati, perché sicuramente è uno degli effetti della riforma, vissuta forse non nel modo nel quale il Paese avrebbe dovuto affrontare questo tema. Io l'ho detto in Parlamento l'altro ieri, quindi non è una novità. Però se una riforma come questa che è stata fatta è una riforma sicuramente dura, non può e non si può immaginare che il Paese non affronti con la stessa determinazione la soluzione per coloro che sono stati chiamati esodati, salvaguardati, hanno mille nomi. Perché altrimenti qual è il rischio? Che una riforma importante, seria, strutturale, di quelle che piacciono e debbono piacere non solo al nostro Paese ma anche all'estero, abbia poi questo neo che sarà risolto, ma molto spesso anche la velocità di soluzione, così come è stata la riforma di dicembre, la velocità dà il metro non solo dell'efficacia ma anche di giudizio. Ecco, gli esodati da troppi mesi non viene affrontato e risolto, e anche questo sta creando un alone di sicuramente non lettura positiva di una riforma che, non lo dico io poi la devo applicare la riforma, però sicuramente non dà un metro esatto di quello che invece è la portata della riforma stessa. Dicevamo educazione previdenziale e sistema pensionistico previdenziale. Cosa sta facendo l'Istituto? Vi do qualche numero perché credo che sicuramente possa essere di interesse. Nel decreto Salva Italia, quindi nel decreto di dicembre, alla riforma previdenziale è stato unito il cosiddetto Super IMSS, ovvero tutti gli enti previdenziali, pubblici ovviamente, tutti gli enti previdenziali sono confluiti nell'IMSS. L'INPDAP, quindi l'ente previdenziale pubblico impiego, l'EMPALS, sport e spettacolo, l'anno prima era confluito quello dei cosiddetti postali, l'IPOST, nell'INPDAP erano confluiti quattro enti previdenziali del settore pubblico, maestri, musicisti, diciamo che i 10-12 enti previdenziali che c'erano in Italia, che erano oggetto spesso di polemiche, di battute, quanti presidenti, quante macchine, quante cose, pletorità, niente, l'Italia, e questo devo dire è anche una delle cose che non è stata mai reclamizzata, ha fuso tutto insieme e dal 1 gennaio di quest'anno, 1 gennaio 2012, esiste un unico ente previdenziale pubblico. Ovviamente rimangono le casse private, geometri, architetti, quelli sono autonome e private, però il pubblico ha un unico ente previdenziale, grandissimo, enorme, vi do qualche numero, è il secondo bilancio dopo quello dello Stato, rappresenta circa il 25% del PIL del Paese, quindi l'INPS muove il 25% del PIL, quindi il PIL è più o meno 1.600 miliardi, potete decidere. Il bilancio dell'Istituto è, con l'arrivo dell'INPDAP e dell'EMPALS, di circa 750-770 miliardi di euro anno. Ovviamente il bilancio si fa non sul fatturato, ma si fa sulle masse intermediate di entrate e di uscite, quindi sono circa 800 miliardi. I lavoratori, quindi gli iscritti, erano prima circa l'87%, 20 milioni, si supera abbondantemente il 90%, andando sopra i 23 milioni, sommando il pubblico al privato ovviamente. Le pensioni erano un po' meno di 16 milioni, solo IMSS, diventano circa 18 milioni e così tutti gli altri numeri. I dipendenti erano, questi veramente pochi, rispetto al resto dell'Europa, 27.000 come IMSS diventano circa 35.000 sommando tutti. Immaginate che in Francia il lavoro che fa l'IMSS lo fanno 5 enti con 120.000 dipendenti, la Germania sono 6 enti con 60.000 dipendenti, in Italia è uno con 34.000. Uno
non dico che bisogna essere orgogliosi, però è una delle cose che in economicità poche persone riesce a dare un buon servizio, ecco, poche volte lo reclamizziamo, molto spesso prendiamo l'erba del vicino come sempre la più verde, invece ecco, su questo tema la nostra non è male. Ecco. Super IMSS cosa significa? O nuovo IMSS o grande IMSS? Sicuramente un unico ente, retto da un presidente, non c'è un consiglio di amministrazione, è stato abolito nel 2010 appunto per snellire e economizzare, c'è una presenza doverosa e forte delle parti sociali nel CIV, nel Comitato di Indirizzo e Vigilanza, dove siedono tutte le parti sociali, quindi datoriali e sindacali. Poi organi di controllo, immaginate quando si ha il secondo bilancio del paese, ministeri vigilanti, insomma c'è tutta una ovviamente organizzazione di controllo, perché è chiaro che lì dentro ci sta il futuro del paese, quindi è chiaro che non si può far sicuramente nulla se non in un grande tipo di controllo. Che cosa sta facendo l'istituto per dare il suo piccolo o grande contributo all'educazione previdenziale? Avrete sentito parlare spesso della cosiddetta busta arancione, si è parlato, ma perché nel nord Europa lo Stato manda la busta arancione e fa vedere la simulazione delle pensioni, perché lo Stato italiano non lo fa, perché l'INPS non lo fa, perché poi su queste materie c'è un'abbastanza coincidenza, quindi si scambia l'INPS per lo Stato e viceversa, e quindi quando non va bene diciamo che è più facile prendersela con l'INPS e non con lo Stato, ma insomma questo più o meno ci siamo abituati. Perché questo? Perché indubbiamente poter far vedere ai giovani, ai ragazzi, una simulazione della pensione può diventare qualcosa di importante, qualcosa di significativo. Per poterlo fare è chiaro che tu devi avere un sistema informativo aggiornatissimo, perché io ti devo simulare qualcosa sulla base di quello che tu stai facendo, e nel momento in cui c'è una vita lavorativa discontinua ti devo fare una simulazione, anche se tu, come quella persona di prima, hai fatto il calciatore, il geometra e il professore. È vero che sei stato in tre casse diverse, ma oggi tu vuoi sapere quanto prenderò di pensione, non ti interessa sapere. C'era una legge di tanti anni fa che poneva dentro l'istituto quello che è stato chiamato, con un termine non bello, ma il casellario delle posizioni attive, ovvero che tutti gli enti previdenziali e tutte le amministrazioni dello Stato dovessero far confluire tutte le notizie dentro l'INPS, quindi un'enorme banca dati che avesse aggiornato al minuto la posizione di Mario Rossi, ancorché avesse lavorato in 10 posti diversi. Siamo riusciti, io sono presidente da meno di 4 anni, a fare questa grandissima banca dati, abbiamo le notizie da tutte le casse private, dal pubblico impiego, dallo Stato. Abbiamo fatto da dicembre la prima simulazione di mandare a un campione di 100.000 persone quello che si chiama l'estratto conto integrato, ovvero tu sei stato in più posizioni, dimmi se ti risulta che ho tutti i dati, l'errore è 0,7, quindi la popolazione, io ho imparato questi termini, è abbastanza rispondente all'attesa. Che cosa andremo a fare? E questo credo che sia importante e significativo. Andremo a far sì, non con una busta che mandiamo a casa, perché ringraziando il cielo l'informatica ci aiuta, ma scriveremo a tutti gli italiani di qualsiasi cassa, dicendo che se vanno sul sito e si registrano con i famosi PIN e quant'altro, noi gli simuleremo la pensione, non più però in maniera passiva, perché non è più ovviamente un sistema dove passivamente tu sei e hai la tua pensione, ma in maniera interattiva. Quindi sei tu che mi devi dire, penso di guadagnare sempre questo. È chiaro che poi è un po' una sfida su se stessi, o comunque è pur sempre una simulazione, è pur sempre un profilo. Però tu metterai alcune informazioni, quando vuoi andare in pensione, presto o tardi, avendo tu la flessibilità di poterlo fare. Pensi di lavorare sempre, costantemente? Che percentuale di incremento della retribuzione pensi che ci potrà essere? A questo punto noi simuleremo, quindi l'INPS, ci sono tanti motori di ricerca sul web che lo fanno. È chiaro che quando lo fa l'INPS lo deve fare anche con una base di competenza e di dato attendibile. Però a quel punto noi daremo
il profilo della pensione, quanto potrà prendere. E questo sarà importante non solo perché sfaterà questo luogo comune che dice: se noi non sappiamo quanto avremo di pensione, chissà se ce l'avremo, ovvero non so se devo fare la complementare perché non so quanto avrò di pensione. Ma poi servirà anche questo a far mettere nella mente delle persone, e sicuramente ci rivolgiamo ai più giovani, un inizio di dialogo sul fronte previdenziale. Oltre a questo, e questo invece è già attivo da quasi un anno, ogni lavoratore italiano, pubblico e privato, può vedere il proprio estratto conto previdenziale. Chiunque di voi ha un conto corrente bancario, ogni mese, ogni tre mesi, vede gli assegni, vede lo stipendio, vede la carta di credito e vede il saldo finale, e se qualcosa non torna va in banca. Sfido quanti seguono costantemente il proprio estratto conto previdenziale per verificare se l'azienda ha pagato i contributi, se sono tutti, se manca qualcosa, andare o dal proprio datore di lavoro, o andare all'INPS, o andare alla cassa avvocati per dire c'è un errore, non è risultato. Questo perché lo dico? Perché da un istituto come era l'INPS prima, sicuramente monopolista, e quindi, come spesso sono i monopolisti, non hanno interesse a dialogare con gli altri perché tanto o con me o con nessuno, potersi aprire e quindi dare maggiori informazioni possibili, anche informazioni che creano problemi, perché è chiaro che l'INPS e i suoi previdenziali riservavano questa interlocuzione con il lavoratore il giorno prima della pensione, quindi tu andavi, presentavi la domanda e dicevi: ma guardi, me nel 72 manca un mese, no? Allora, adesso invece tu lo puoi fare costantemente, quindi questo significa avere una dinamicità dell'aggiornamento da una parte, e dall'altra avere la cognizione di quello che succede. Anche questo serve per poter sicuramente avere la cognizione di quello che hai. Quindi, per stare nei tempi che mi sono stati dati, riforma delle pensioni. Io non do un giudizio, perché o può essere letto di parte o sicuramente può essere letto come persona troppo dentro. Però non potevamo più avere quella transizione che stava facendo pagare ai giovani alcuni privilegi che avevano le persone di prima. Non do nel merito del quantum, ma sicuramente della differenza. Quindi si va in un sistema più equo, non solo sul quantum, ma anche tra le generazioni. Sostenibile. Oggi il sistema è totalmente sostenibile dal punto di vista finanziario, lo dimostrano gli studi, lo dimostrano le proiezioni. Vi ricordate che per tanto tempo si parlava della famosa gobba previdenziale, oddio quando arriva il baby boom, a quel punto lo Stato non avrà i soldi. La gobba, dopo le ultime riforme, praticamente non esiste più, è una linea quasi piatta, il che significa che non c'è questo rischio esplosivo dell'intervento finanziario forte sul fronte previdenziale. È convergente, ci sarà una data, il 2018, nella quale tutti saremo uguali, e anche questo credo che sia qualcosa di importante, perché in un sistema previdenziale, quando si gioca su se stessi, sul proprio futuro, è chiaro che sapere che c'è qualcuno che è più uguale degli altri non è certo qualcosa che fa piacere. Per il resto c'è l'impegno a realizzare questo grande ente, che deve essere un ente trasparente, che deve essere un ente aperto. Io sto facendo di tutto, i miei collaboratori tutti, perché la mia intenzione è far sì che l'INPS, che oggi è tutto, tutti gli altri istituti, possa far sentire, come quando uno sceglie, qui non si può scegliere, quindi io ho addirittura parto svantaggiato, quando uno sceglie una banca, quando uno sceglie un istituto, si fida più di uno di un altro, ecco, di me ci si deve fidare a prescindere, e quindi io lo intendo come doppio lavoro, devo fare in modo che, sapendo che presso l'istituto ci sono i propri risparmi di una vita che poi diventeranno la propria pensione, ecco, credo sia qualcosa che nel dovere di una persona che serve lo Stato è un dovere in più, perché non servi solo lo Stato, ma servi soprattutto le prossime e future generazioni. Grazie. Grazie Presidente.
Abbiamo quindi un po' di tempo per domande e commenti da parte vostra. Un commento primo il mio è apprezzo il fatto che ci sono non pochi nostri allievi che quindi guardano lontano o ci pensano a questa eventualità. Io confesso non ho mai consultato sul sito il mio estratto conto previdenziale, lo farò, non sapevo si potesse fare, ammetto. Quindi sono abbastanza anziano per cominciare a pensare ai problemi pensionistici. Però sono il paradigma di quello che succederà in futuro, nel senso che io sono uno che è completamente contributivo come posizione previdenziale e una persona che ha cambiato molto spesso lavoro e attività. La situazione in cui mi trovo io è questa: io andrò in pensione, ritengo verso i 67 anni, credo di aver capito, su per giù. Avendo quindi versato a varie casse, che spero appunto, poi ancora non è ancora chiarissimo se e come si potranno totalizzare, perché attualmente io ho circa il 10% dei versamenti effettuati mancanti dai miei estratti conti, quindi capire un po' questo aspetto è importante. Andrò in pensione con un montante che mi renderà per circa una dozzina di anni, che corrisponde alla mia aspettativa di vita all'età in cui andrò in pensione, che è l'aliquota media definita diciamo del rendimento delle pensioni, che è il 5%. Questa diciamo fa sì che per ogni 100 euro che è di montante, si noti che il montante è un importo che viene rivalutato con una cifra che non recupera il costo della vita, quindi il montante in realtà è diciamo soltanto, è come un po' la scala mobile, è un 8% dell'inflazione, insomma non recupera completamente il costo della perdita di valore causato dall'inflazione. Le dicevo, vado in pensione quindi diciamo con a quell'età, insomma diciamo in grosso modo 67 anni se non ho sbagliato i calcoli dai vari estratti conti, con questo rendimento pensionistico lordo annuo. Il montante però l'INPS lo tiene, quindi di fatto tutti i soldi che io ho versato rimangono in casa dell'INPS, la quale l'INPS mi rende, ma non soltanto l'INPS, anche l'Inarcassa, perché io ho anche una posizione in Inarcassa, il meccanismo è esattamente paritetico, non è che... di fatto quindi praticamente che succede? Che io ho pagato, io e i miei datori di lavoro, committente e quant'altro, degli importi che di fatto sono, io per questo poi farò una domanda provocatoria finale, ritengo che siano fondamentalmente una tassa. Questo è il paradigma, diciamo, per cui tutti quelli da 2018 in avanti saranno come me, ecco insomma diciamo, questo è quello che bisogna aspettarsi. Questi i quattrini che le persone versano, quindi di fatto vengono trattenuti dall'ente, quindi di fatto alla fine della carriera lavorativa io ho un rendimento che parzialmente, praticamente, cioè che mi dà una buona resa diciamo economica sul mio montante, ma poi il capitale rimane in tasca dell'INPS. Quindi, voglio dire, da questo punto di vista, faccio la domanda, ma perché non esiste l'INPS e non esiste semplicemente una tassa conglobata con tutte le tasse dello Stato? Ci dite che le tasse che paghiamo sono il 63% e non il 43%, cioè, forse no, una provocazione no, per capire quali sono i meccanismi. E poi non viene reso un servizio ai cittadini sulla base magari delle tasse che hanno pagato? Grazie. Ma guardi, dalle mie conoscenze il montante si rivaluta sul PIL nominale, quindi PIL nominale, come lei ben sa, è il PIL più l'inflazione, questa è sulla base dell'ultimo quinquennio, quindi questo dice la legge e questo spero che non solo l'INPS ma anche gli altri istituti facciano, e sicuramente lo fanno. Quindi diciamo, lei sa che i sistemi previdenziali sono i sistemi cosiddetti a ripartizione, quindi oggi si paga le pensioni con quelli che versano oggi e tutti i sistemi mondiali previdenziali sono a ripartizioni, mentre invece gli altri sistemi sono a capitalizzazione ma sono quelli sulle rendite, no? Allora, il sistema previdenziale è il sistema di ripartizione, quindi oggi
io sto pagando la pensione con il contributo che mi paga una persona attiva. Questo così funziona. Il montante contributivo, ovvero i contributi che si versano annualmente, mensilmente all'istituto, vengono rivalutati attraverso il PIL nominale, che ovviamente è migliore del PIL reale ed è migliore ovviamente della sola inflazione. Per quanto riguarda la pensione che lei otterrà, ovviamente sarà il capitale che lei ha versato, ovvero i cosiddetti contributi rivalutati annualmente, che poi alla fine diventano un numero con il coefficiente di trasformazione dato sulla base della sua aspettativa di vita. Quindi, da una lettura matematica, però qui dentro lungi da me fare ovviamente presunzioni di capire di qualcosa, dico, però se io verso un capitale me lo rivalutano, poi quando arriva alla fine ho il montante che per un coefficiente me lo continua a rivalutare, ovviamente spalmandolo sull'aspettativa di vita, poi è chiaro che c'è chi vive molto di più, chi vive di meno, ma questo fa parte dei sistemi statistici, no, attuariali, ma il sistema non può vivere sulla singola, ma vive sulla collettività. A me dicono che è equo, però sicuramente approfondirò rispetto a questa sua riflessione. No, farò un ulteriore approfondimento. Aspetti. Ogni spezzone che lei ha versato in 100 lavori producono, essendo lei un contributivo puro, con la totalizzazione della sua pensione. Salvo per i periodi che si accavallano. Sicuramente. Allora, la mia pensione sarà la variabile dipendente della mia capacità contributiva. Bene? Allora, però la mia capacità contributiva dipende dalla mia capacità retributiva. Noi è 3 anni che abbiamo lo stipendio fermo, quindi la mia capacità retributiva praticamente si è fermata. Tutti, infatti, esatto. Quindi presumo, quindi, che, che sia una dipendente pubblica. Certo. Quindi di conseguenza eventualmente siamo penalizzati rispetto anche al privato, che bene o male gli altri contratti vanno avanti, ma i nostri rimangono fermi. Un'altra cosa volevo dire, è bello il mondo che ha presentato lei sul discorso appunto dell'educazione all'accantonamento pensando al futuro del domani. Questo è bellissimo, guardi, mi creda, io con mia figlia ci ho provato. Però lei vive un altro mondo, penso. Mi piacerebbe tanto entrare in quel mondo lì. Sa perché? Perché non ci rendiamo conto come gli altri possano fare, ecco, pensarla esattamente in quel modo lì. Sa perché? Perché arrivare in fondo al mese e pensare di mettere via anche quel piccolo briciolo per il domani è talmente dura che in fondo al mese non ci arriviamo, e quel briciolo non ci può arrivare per essere accantonato pensando ad un futuro. Probabilmente non fa parte del suo mondo, quindi poi chiaramente lei è un esecutivo, no, chiaramente, sicché probabilmente questo dovrebbe pensarlo effettivamente a chi la norma realmente, la idea, e poi la passa a lei. Comunque, quello che ci tengo è appunto la prima domanda che gli ho fatto, la ringrazio. No, beh, sicuramente ci sono stati interventi del Parlamento, del Governo, insomma, che sui dipendenti pubblici hanno operato non solo questo, ci sono stati anche dei contributi di solidarietà per percentuali più alte, quindi è chiaro che queste sono state scelte che ha fatto il Governo e il Parlamento, e del quale l'effetto pensionistico non può che essere conseguente. Però diciamo che l'interlocutore è in un'altra piazza, ecco. Io sono d'accordo con lei. I giovani, tra le tante problematicità, hanno una che, se tu fermi un ragazzo e gli spieghi questa cosa, non ti sta a sentire dopo un discreto lasso di tempo, e dall'altro c'è il problema di avere le risorse per poter accantonare. Sono due riflessioni correttissime che io condivido, però dico pure, non è che
tutta l'Europa sia notevolmente, no, stia in una situazione migliore della nostra, e 23,91 è una forbice troppo grande per dire noi siamo così diversi dagli altri, perché nel 91 ci sono 27 paesi, ecco, non ci stanno tre paesi europei. Io credo che però voi siete insegnanti, quindi dovreste essere voi a dirlo a me, è la perseveranza dell'insegnamento che fa sì che uno scalfisce la diffidenza e la sicuramente non passione per un giovane rispetto a questa materia. Io potrei anche essere totalmente disinteressato, perché io sono gestore del monopolista pubblico, obbligatorio, e io invece... mi sto cercando di preoccupare andando a invadere un campo che mi crede che ogni volta che lo faccio nella percezione di un presidente che si è mangiato tutti gli enti, quello dice ma vuoi prenderti pure il nostro? Vado a invadere un campo della complementare privata che potrei anche totalmente disinteressarmi, perché sono consapevole che se io, noi non facciamo sì che cerchiamo anche di insegnare quella parte, il rischio per le prossime generazioni, ma io non dico un rischio terribile, cioè qui escono percentuali, la pensione sarà il 34% dello stipendio, non è vero, non è scritto da nessuna parte, sono simulazioni non vere, però sicuramente non sarà l'80 se tu hai lavorato di meno, se tu hai versato meno contributi, poi l'80 è rispetto allo stipendio, quindi è chiaro che oramai non si ragiona più sullo stipendio ma sul contributo, però io dico, io farò di tutto, sarò perseverante, sarò per far sì di seminare qualcosa, poi voi lo insegnate a me, quanto raccolgo non lo so, però più di questo che oggi è la realtà italiana lo dobbiamo fare, e lo dobbiamo, io ritengo che ci siano anche gli strumenti per poterlo fare, è chiaro, fino a quando l'istituto non era in grado di farti la simulazione, tu non sapevi quanto c'era lo stato conto previdenziale. La riforma era assurda, per cui c'erano i contributivi, i misti, i retributivi. Cioè, io sono un misto, cioè, vuol dire no, io sono un pezzo così. Oggi, bene o male, siamo tutti misti, ad eccezione ovviamente di chi ha cominciato per il 96, ma abbiamo una uguaglianza rispetto agli altri. Io mi sento di dire che abbiamo il dovere di insegnarlo. Il giovane sicuramente quando gli parli della pensione ti dice ma tanto non l'avrò mai, abbiamo fatto guardi 1000 interviste, puoi immaginare, la risposta è non l'avrò mai, l'INPS fallirà, ma tanto non c'ho il lavoro, cioè mi parli di pensione quando non c'ho il lavoro, ma io non è che non conosco, sono d'accordo, ma noi ci fa, però la risposta non può essere beh, e allora mi arrendo e aspetto che il paese fa il 4% del PIL, noi dobbiamo farlo anche quando fa 0,2, meno 1 o più 0,2, perché poi uno insegna tutti gli anni, tutti i giorni, non solamente quando è bel tempo o quando piove, ecco, e quindi dobbiamo insegnarlo anche in questo momento. Oggi le retribuzioni sono basse, oggi indubbiamente può darsi che con una gestione separata, il cosiddetto co-co-co, non arrivi alla fine del mese, quindi vai a dire che deve versare 150 euro, però non può versare 15. Se comincia a 18 anni, ma voi sapete quanta pochissima gente fa riscatto della laurea? Voi sapete che si può fare riscatto della laurea senza lavorare in 10 anni senza interesse detraibile dalle tasse? Beh, io sono andato in tante università, nessun ragazzo lo sapeva. Quanti genitori regalano l'orologio, i nonni e la macchina, e potrebbero regalare in 10 anni senza interessi, ripeto, deducibile o detraibile il riscatto della laurea? Sono 4 anni che uno si mette lì, no, nel portafoglio, nel salvadanaio, quindi c'è da fare tanto, non sto dicendo versiamo 500 euro al mese di pensione complementare, non sto dicendo questo, se voi vi vedete, ma questa è una mancanza anche nostra, bastano piccole cifre. E poi io non sto qui per fare lo spot dei privati, io sto facendo uno spot per la previdenza obbligatoria occupandomi dei giovani, dei ragazzi delle prossime generazioni, perché io sto bene, a me mi ci si iscrive per legge, quindi io potrei stare benissimo seduto e aspettare i contributi, cerco di avere un pensiero in più e credo che sia un dovere civico averlo, ognuno dando la propria cosa, reclamizzare il riscatto della laurea, reclamizzare la complementare, spiegarla, dire come ho detto a Milano l'altro giorno che ci sono 530 fonti pensione, che il nostro paese riesce a essere esagerato in tutto, noi abbiamo 530 fondi pensione, ne basterebbero 50,
Per cui noi, ognuno si è fatto il suo fondo pensione, no? Quelli della scala A e quelli della scala B, no? Ecco. Però se non lo diciamo, se non facciamo, il ragazzo dice: ma tanto non ce l'avrò mai, tanto l'INPS fallirà, tanto io non avrò lo stipendio, non lavoro, no? Ti pare che ci penso? Capisco che è difficile, ma questo è uno dei tasselli per il paese. Funziona? Preferisco vedere il risultato e non scoraggiarmi durante le elezioni. Sì, buonasera Presidente. Un paio di riflessioni tecniche, visto che siamo dei dipendenti dell'amministrazione pubblica e ci occupiamo di pensioni. Questa riforma, come parlava lei prima, tassi di sostituzione finale, e parlava nel sistema retributivo circa l'80%, questo risultato si raggiungeva anche a seguito della riforma che Prodi introdusse dal 98, e quindi estendendo nel sistema retributivo i tetti retributivi vigenti già nel sistema privato, portando appunto all'80% circa i tassi di sostituzione delle pensioni, in particolare del personale in regime di diritto pubblico, quali professori universitari, magistrati, avvocati dello Stato e quant'altro. L'introduzione del sistema pro quota contributivo dal 2012 a tutti in realtà farà sì che ai soliti 70 anni, in cui comunque un pubblico impiegato andava in pensione, avere dei tassi di sostituzione, se ha già raggiunto il massimo nel sistema retributivo, avere dei tassi di sostituzione finale intorno al 95%. E questi sono dati certi perché li abbiamo appurati con dei calcoli. Quindi tanto equa non mi sembra in questa parte la riforma, mi sembrava più equa se fosse stato esteso il sistema contributivo a chi non era destinatario della, cioè non doveva essere esteso a coloro che non erano destinatari poi della riforma, in quanto già maturati i diritti pensionistici entro il 2011. Non so se sono riuscito a fare capire. E poi un'altra domanda, visto che appunto avete assorbito anche le competenze dell'INPDAP, e come sa l'INPDAP non è mai riuscito a creare una vera e propria banca dati, tant'è vero che ancora oggi le singole amministrazioni certificano all'ente previdenziale, tramite un applicativo in uso che abbiamo sperimentato negli anni, certificano la posizione assicurativa del dipendente per consentire all'INPDAP di erogare la prestazione richiesta. Quindi ora l'INPDAP è assorbito dall'INPS e continua a far, diciamo, a espletare la sua attività istituzionale, perché ci sono le amministrazioni che si sobbarcano fior di spese e assegnano anche risorse umane, in maniera, perlomeno nel mio caso, siamo 6 persone a fare pensioni nell'ufficio dell'Università di Pisa presso cui lavoro, e praticamente a totale carico del bilancio dell'amministrazione. Nell'intesa sottoscritta all'epoca del subentro sull'INPDAP, con l'INPDAP, che noi a Pisa abbiamo sperimentato fin dal 2004, c'era scritto che era un momento transitorio. Al momento in cui la banca dati era costruita, sicuramente la nostra opera sarebbe stata influente. Per cui chiedevo a voi se era possibile, o se avete in mente di attuare delle convenzioni tipo con le amministrazioni in genere, per avere direttamente dati che in questo momento vi vengono alimentati tramite la DMA, che è corrispondente MENS, che vi arriva dal settore per gli iscritti INPS puri, diciamo. Quindi mi chiedevo se avete in mente delle strategie. Noi vorremmo poter sentire una risposta. Allora, sulla prima parte della domanda, diciamo che nel momento in cui un sistema vale, nel senso che per tutti, se si lavora di più si potrà avere di più, può esserci anche il 95%, e credo che non sia una colpa, è un'opportunità. Se non ci fosse stato, ci sarebbe stata la sua domanda al contrario: perché io, lavorando di più, essendo contributivo, non mi date di più rispetto a quanto sto lavorando? Quindi diciamo che è meglio essere più aperti che non chiusi. Invece la ringrazio della seconda domanda, perché ho capito di trovarmi in un ambiente INPDAP, e quindi non dico che mi tolgo qualche sassolino, perché ci mancherebbe altro, sono anche il presidente dell'INPDAP adesso, e quindi lungi da me. Però io ho assorbito l'INPDAP il 1 gennaio, no?
quindi in INPTAP c'era un mio collega, un mio amico, c'era tutte quante gli organismi e mi avevano sempre detto che andava tutto bene. Poi però, perché l'INPS ha preso l'INPTAP e non viceversa? Già questo poteva essere, no, un qualcosa che faceva riflettere, no? Di solito è la best company che, non dico che compra la bad company, ma che comunque, no, di solito potrebbe funzionare così. Poi io, i primi giorni di gennaio ho fatto delle visite di dentista, quindi ogni ora c'avevo i tre delle entrate, IMSS, IMPEDAP, EMPALS, i tre delle pensioni, si è aperto un mondo, devo dire, abbastanza singolare, dove diciamo l'Empals, ovviamente sport e spettacolo è piccolo e quindi era, e poi già lavorava molto sulle nostre, diciamo, piattaforma procedura. L'INPDAP, come tante altre cose pubblico impiego, era proprio totalmente autonomo, che era quasi una sorta di anarchia totale. Allora, io le faccio invece una domanda sulla quale io ho preso un impegno l'altro ieri in Parlamento alla mia relazione, per cui sono stato anche duro con l'INPDAP, ancorché sia mio dal punto di vista ovviamente di gestione, perché non capisco perché l'INPS, che gestisce 2 milioni di aziende circa, tra aziende e lavoratori autonomi, circa 20 milioni di lavoratori, riesce ad avere con 3 milioni di aziende che sono tutti, quindi c'è la Fiat, c'è il piccolo meccanico e noi abbiamo obbligato 2 milioni di aziende e 20 milioni di lavoratori a delle regole rigidissime, per cui se tu non mi mandi, no, il DM mensile, io ti mando gli ispettori, ti faccio la sanzione, quindi lo Stato sul privato è stato cattivissimo, come giusto che fosse, per cui lei va sulla posizione previdenziale del privato, è tutto a posto. Noi in IMSS abbiamo addirittura, se divertitevi, è chiaro che divertimento a un certo punto, col PIN, noi abbiamo la banca dati singola di tutti i certificati, di tutte le lettere che abbiamo mandato al cittadino dal 2006, quindi se la lettera al postino non te l'ha imbucata, tu vai, ci sta la casella e tutto quello che IMSS, ma è come queste altre migliaia di diavolerie, la cassa integrazione sul telefonino, e poi vai in IMPDAP, ecco, non voglio essere, che poi ci sta una cosa che registra e poi verrà detta fuori, però dico, in IMPDAP diciamo che c'è un po' di nostalgia del passato, quindi sono rimasti un po' affezionati al passato, per cui esempio l'IMPDAP è tutto cartaceo. Cioè l'INPS il 31 luglio di quest'anno, quindi tra un mese e mezzo, abbandona il 100% della carta. Sarà vietato, ma non è uno scherzo, è una mia delibera che sta in Gazzetta Ufficiale, sarà vietato mandarmi un pezzo di carta. Ma io in 2 anni ho totalmente informatizzato tutte le mie procedure. Quindi, se tu mi mandi una carta io te la respingo. L'INPDAP accetta solo carta. Cioè non è che dice, ma una cosa la fa in tema, niente, accetta solo carte, il DMMAG, com'è che si chiama? DMA? Allora, però partiamo all'esempio, 2 milioni di aziende private fanno tutto se no io le sanziono, 13.000 aziende pubbliche tra amministrazioni e comuni, ancora oggi il 94% manda, il 6% no, non gli va, non me lo manda. Le scuole hanno dei buchi, degli anni sono... Allora io ho detto ai miei, compresi quelli dell'INPDAP, ok, io dato che sono il presidente dell'INPS, allora io per adesso ancora gioco con voi e dico, voi siete ex INPDAP, poi tra un po' lei mi dice, presidente, lei è il mio presidente, perché io non sono uguale al dipendente dello studio? Allora io ho detto che entro quest'anno, con una norma di legge, con... non lo so, ma io... pretendo, perché poi cosa succede? Lei c'ha ragione, che mentre il mio dipendente ex INPS gli faccio il calcolo della pensione, va sul libero, lei non lo può fare, perché io non so cosa simulare. Allora, quando abbiamo fatto il cosiddetto casellario, sono tutti a posto, sa chi manca? L'IPOST e l'INPDAP, che sono le due cose che mi hanno dato a me, allora dico, forse poi mi danno tutte le cose che non funzionano, però dico, allora, stia certo. Che, dato che io, insomma, di solito quello che ho detto di voler fare l'ho fatto e spero di riuscire a fare anche nell'INPDAP, non solo la prossima settimana delibero il piano di informatizzazione dell'INPDAP,
Gliel'avevo chiesto per marzo, mi è arrivato ieri, io la prossima settimana, tanto sono presi da solo, quindi non ho bisogno di fare discussioni con nessuno. Però la prossima settimana lo delibero, quindi l'Impadap non l'ho ancora letta, mi è arrivata stamattina, stavo in viaggio venendo qui, avrà anche lei l'informatizzazione del rapporto, che sembra poco, ma IMSS è IMSS, oramai siamo tutti uguali. Sul popolamento degli archivi, quello è un grosso problema. Quello è un grosso problema, mi dicono che per alcuni ci vuole addirittura una legge, per alcuni, bene, le leggi, rialzato al cielo, se le chiedo me le fanno, ma stia certo che nel giro di 6 mesi, un anno, non lo so quanto ci vuole, anche perché c'è una cosa, ma lei si rende conto che le pensioni al privato le fa l'INPS, al pubblico li fanno loro stessi, cioè voi siete in 6. Ma io ho fatto, l'altro giorno parlavo col ministro, dico, ma lei si rende conto che ci saranno decine di migliaia di persone che fanno il lavoro che in INPS non si fa? Cioè l'INPS, quando uno va in pensione, schiaccia un bottone, nel pubblico quando uno va in pensione ci sono decine e decine di migliaia di persone che si mettono con la carta, cioè, è una follia. Io non ma non è, allora, cosa metto? Ma Mastrapasqua vuole creare gli esuberi, così licenzia. Allora, premesso che io non licenzio nessuno, ho detto che mi auguro che queste decine di migliaia di persone si possano dedicare alle strutture produttive delle pubbliche amministrazioni e smettere un lavoro che, se non lo fa la Fiat e se non lo fa il meccanico sotto casa, non capisco che lo debbano fare 8.000 comuni e 5.000 amministrazioni pubbliche. Però mi creda, è un problema più grande di quello che si crede, perché poi ci stanno tante convenienze, ci sono tante persone, ci sono tanti software, ci sono tante penne che si comprano, tante carte. Certo, io su questo l'ho detto, era l'unica appunto che ho fatto sull'Impa del Parlamento martedì, è stato che prendevo un impegno solenne ad aggiornare questa cosa, perché tra un po' lei mi scrive e mi dice: caro Presidente, perché io sono un suo dipendente di serie B e io sono in difetto, quindi devo colmarlo velocemente con una situazione sulle forze armate ancora peggio, perché se tu sei stato un po' a Predazzo, un po' lì, ognuno si è tenuto gelosamente il suo pezzetto, per cui se tu sei stato un militare che ha girato, ogni caserma c'ha il suo pezzo. Cioè, io capisco la privacy, però dico, cioè, poi alla fine, cioè, ecco. Allora non è facile, io ho impegnato i miei, mi stanno per portare un progetto, io ho detto di essere anche sconsiderati, cioè, ho detto usate qualsiasi forma di temerarietà, ma è impossibile avere una situazione di questo genere, ha perfettamente ragione. Sì, buonasera. Lei ha parlato del sistema previdenziale italiano. Quando si parla del problema del sistema previdenziale si dà il segnale che alla fine è un sistema. Lo sappiamo, lo sa bene lei, voglio dire, che il sistema ha all'interno una serie di casse, voglio dire, che hanno le loro particolarità. Io faccio parte di quella cassa dei lavoratori dipendenti che poi non aveva grossi problemi. Lo sappiamo bene, lei lo sa, che all'interno, in questi anni, negli ultimi 15 anni, hanno scaricato così molte casse che oramai non avevano più elementi di sostenibilità. E queste sono quelle che, a parte quelle storiche, quelle degli artigiani o quelle dei contadini, braccianti e via dicendo, ma successivamente sono arrivate quelle dirigenti di azienda e successivamente ancora le ristrutturazioni delle ferrovie e dell'Ene hanno portato, quindi lo Stato di fatto ha fatto questa riforma, ma è una riforma che in qualche modo, indubbiamente, chi fa parte della Cassa Lavoratori Dipendenti si è sentito più penalizzato, perché vedendo i dati capiva che lì forse non c'era bisogno di intervenire e che quindi aveva la sua sostenibilità, come lei diceva. Ecco, questo per dire che c'è un po' di preoccupazione, voglio dire, rispetto a questo, proprio per questo motivo, e su queste questioni nessuno, voglio dire, riesce a parlarne, voglio dire, si parla di sistema previdenziale, no, di questo mosaico che ha queste particolarità. Quindi questa era una valutazione per dire che bisognerebbe far capire un po' meglio agli italiani che non tutte le cose sono dello stesso colore, ma hanno la loro articolazione. L'altra questione
è quella della scadenza 2018. Molti giovani si chiedono, chiedono anche a volte parlandoci, ma è proprio vero che questa riforma ha risolto un problema intergenerazionale che in qualche modo è viaggiato sulla stampa in questi anni, dicendo che c'era questo scontro per cui c'eravamo noi un po' più anziani che eravamo privilegiati, quindi si rubavano i denari a chi doveva, ai giovani che dovevano andare in pensione perché non c'era una pensione sostenibile. Ecco, su questa questione molti si chiedono, ma andando così, avendo creato questo scalone in qualche modo così lungo, ma anche i turnover che in qualche modo creavano un po' di posti di lavoro per i giovani, bloccandolo per molti anni, non c'è stato il rischio in qualche modo, sì, forse si sono liberalizzate le risorse, ma si è bloccato anche la possibilità a molti giovani di poter lavorare. Queste erano due valutazioni su una questione, il perché, il problema della riforma, in qualche modo qualcuno la contesta, qualcuno dice, ma insomma, alla fine si è fatta un po' di cassa, perché lo Stato non versa più le risorse per sostenere quelle casse che in qualche modo avevano dei problemi, poi i risparmi si sono fatti in qualche modo, e quindi quando si parla di cassa si parla in maniera generica proprio su queste motivazioni. Quel debito diciamo che non c'è più, e quindi lo Stato ha possibilità di avere maggiori risorse a disposizione. Allora, vediamo di cercare di chiarire velocemente. Allora, parliamo di INPS senza INPDAP, così è più semplice. Allora, l'INPS ha all'interno più di 30 gestioni, artigiani, commercianti, agricoli, ferrovieri, ex dirigenti, che adesso è confluito totalmente nella gestione dei lavori dipendenti. Come funzionano queste gestioni? Ci sono dei loro comitati amministratori che ovviamente poi riconducono tutto al vertice dell'istituto facendo poi un bilancio consolidato. E è vero che loro teoricamente vedono un saldo tra entrate e uscite, però è un saldo fine a se stesso, perché è chiaro che le entrate e le uscite poi tu le devi ovviamente proiettare negli anni per vedere quello che hai in cassa e potrai avere. Però attenzione, lo dice la Costituzione e lo dice un sistema previdenziale, che chi di voi vede qualcosa all'estero vede che è nettamente migliore degli altri, ovvero il sistema è un sistema solidaristico, e questo ci tengo a ripeterlo, perché altrimenti brutalizzare il sistema pensionistico a cassa e risparmi fa un torto a chi 100 anni fa ha immaginato il nostro sistema, che nel momento di crisi, come vedete, risponde meglio di tutti gli altri paesi. Quindi io continuo a dire, abbiamo qualcosa di migliore rispetto agli altri, cerchiamo almeno di apprezzarlo. Allora, che cosa succede? Se fosse giusto il suo ragionamento, noi agli agricoltori dovremmo dire, scusate, no, non c'è più una lira, agli ex dirigenti, scusate, ma questo non solamente alle categorie, ma un ciclo economico-sociale. Dico, se noi siamo passati da una civiltà o una società rurale a una società fordista, poi una società di servizi, in questi cambiamenti storici del sistema produttivo italiano è chiaro che c'è stato anche un cambiamento di numero di persone, capacità contributive e retributive e poi pensionistiche. Allora, oggi ho la gestione agricola in deficit di 13 miliardi l'anno. Che cosa fa lo Stato? Mi dice arrivederci? No, lo stanno pagando altre gestioni, ma non è che rubano i soldi alle altre gestioni. Le gestioni, come lei ben sa, o mi permetto di poterglielo dire, si prestano i soldi, no? Si prestano i soldi in base a un tasso di rendimento stabilito dalla legge, quindi se in un momento storico ci stanno più agricoltori di servizi, la gestione degli agricoltori presta i soldi. Ma non è che poi dopo dice, oddio, adesso mi servono, non ho più soldi, perché poi c'è la cassa generale, che è quella dell'INPS, che compensa queste posizioni. Però questo è riuscito a accompagnare la trasformazione del paese senza avere qualcuno che in un momento aveva troppo e non sapeva che farci, perché non è che se io oggi ho la gestione, per esempio, della gestione separata, tanto per fare l'esempio che tutti dicono, ma la gestione separata versano i soldi e li stanno usando gli altri, ma stanno lì i soldi, tu li stai prestando, poi quando serviranno staranno lì. Ma tu stai non attingendo allo Stato,
facendo sì che ci sia una solidarietà tra le generazioni e una solidarietà di cassa, ma i soldi rimangono lì e vengono prestati tra di loro, quindi non è che il cosiddetto precario paga la pensione, gli sta prestando come prima l'ha prestati all'Impedai, come l'agricoltura prima li dava agli altri e oggi ha bisogno di averli. E questo regge il sistema, lo regge dal punto di vista solidaristico e sociale, altrimenti avremmo gli agricoltori contro gli industriali contro le aziende di servizi. Chi l'ha fatto 100 anni fa aveva una lungimiranza che oggi si ritiene e si sta verificando corretta. Lo Stato non mette i soldi per pagare le pensioni. Chi legge sul sito dell'INPS i bilanci, almeno da quando ci sto io, ho chiuso negli scorsi 4 anni un totale di avanzo finanziario mai successo nella storia dell'istituto di più di 20 miliardi, quindi significa che i soldi della Previdenza stanno nella Previdenza e i trasferimenti dello Stato, per sfatare un'altra cosa, perché dice ma te ti ha dato 80 miliardi lo Stato, quindi non è, no, l'80 miliardi sono l'assistenza, che in base a delle leggi dello Stato deve essere fatta dallo Stato, per cui gli invalidi lo paga lo Stato, perché non c'è la contribuzione dell'invalido e quindi non essendoci la contribuzione non c'è una controprestazione. Ma gli 80 miliardi che mi dà lo Stato, e voi se vi vedete un po' di stampa ci sono autorevolissimi esponenti di vari organismi che dice non è vero, tu, costi 80, sono quelli che fanno le leggi per dare poi l'assistenza, ma non è vero, quella è l'assistenza che è fine, ovviamente un fine sociale dello Stato. Quindi oggi la Previdenza è in equilibrio, ovvero incassa più di quello che spende e la cassa non si fa ovviamente, come ho detto, per fare i marciapiedi, ma si fa per mantenerli dentro l'istituto, per cui ho un patrimonio netto di più di 40 miliardi e questo qui contribuisce a una solidità del sistema. È chiaro che poi se mai dovesse essere tra 1000 anni che ci sono meno contributi delle prestazioni, c'è la garanzia dello Stato, ma ringraziando il cielo, ma oggi questo non è, e le riforme che hanno sicuramente liberato nel futuro delle risorse servono a patrimonializzare l'INPS per far fronte a tutte le esigenze di un sistema che invecchia, dove il rapporto lavoratori attivi pensionati è sempre più verso il pensionato e quindi non potevamo, a mio avviso, lo Stato dire chi se ne importa continua a essere generoso. E attenzione, io l'ho detto l'altro giorno, poi sono stato da alcune parti criticato, vedendolo come Mastra Pasqua taglia le pensioni, non taglio niente a nessuno, ci mancherebbe altro, anche che non lo posso fare, ma sarebbe interessante, e se mi va lo faccio, prendere un campione di pensionati retributivi, un campione di pensionati misti e ricalcolargli la pensione rispetto al sistema contributivo puro. Allora, se poi esce fuori che quello sta prendendo 2.800 euro e deve prendere 1.900, sa che c'è, che quei 900 euro li stiamo pagando noi a quella persona. E questo credo che non sia giusto, e non è che io quei 900 euro ci faccio cassa, ci faccio giustizia sociale. Allora, lo Stato, che avrebbe potuto dire ricalcoliamo per tutti, ma sarebbe stata la rivoluzione, ha deciso di dire da oggi in poi è contributivo, chi ce l'aveva se l'è mantenuto, paghi un piccolo contributo di solidarietà, perché lei sa bene, visto che ho sentito che è esperto, nella riforma c'è i telefonici, gli elettrici, stanno pagando un contributo due volte, sia il contributo di solidarietà perché c'è una pensione alta, sia il contributo di solidarietà perché... Lei lo sa perché loro avevano un tasso di rivalutazione più alta? Tutti al 2, loro il 2,5. Bene, se la stanno ripagando. Per cui dico questa frase. Secondo aspetto, turnover. Io ovviamente non faccio politiche sociali, però prendo l'esempio di altri paesi europei. È dimostrato, poi andrà dimostrato in Italia, che nei paesi dove si lavora di più c'è maggiore occupazione giovanile. Ma è un controsenso, perché se tu lavori di più non liberi il posto, sembrerebbe, ecco, però io dico quello che leggo, sembrerebbe che la maggior presenza di persona anziana, esperta, chiamiamola come vogliamo, in un'azienda fa sì che poi cambia il sistema di gestione dell'azienda, quello non è più un lavoratore anziano che costando tanto lo devi mandare via così ne prendi uno che costa di meno, può diventare il tutor di quella persona. Funziona nel resto dell'Europa, funzionerà in Italia? Non sta a me dirlo. Però succede una cosa, attenzione, noi abbiamo immaginato un sistema che perennemente vede l'innalzamento della retribuzione della persona e con l'innalzamento della retribuzione vede l'innalzamento dell'impegno della persona nell'azienda, giusto?
Ma col sistema contributivo, non avendo più tu interesse ad avere gli ultimi anni al massimo e avendo i nipoti che sono nati, un hobby da voler praticare, le spese le hai fatto quando avevi 45, tra i 40 e i 50 anni, hai comprato casa ai tuoi figli, hai comprato la seconda casa, beh, ci sta negli altri paesi, io mi auguro che noi avremo il coraggio di farlo, la famosa curva U rovesciata, per cui tu non hai più una dinamica, no, crescente di tempo dedicato e di retribuzione, ma potresti averla così, per cui tu stai al culmine, quando sei al culmine della capacità lavorativa, e poi puoi lavorare un po' di meno, tanto se lavori di meno è sul tuo sistema che pesi, occuparti un po' di meno e dedicarti un po' per altre cose. È vero che parliamo di qualcosa di veneristico, ma negli altri paesi l'hanno fatto. Noi abbiamo cominciato forse dalla coda, facendo la riforma delle pensioni senza fare prima il mercato del lavoro ammortizzatori. Oggi la Camera, il Senato dovrebbe aver votato una parte, non so se questo riuscirà ad integrarsi, però sicuramente dovevamo scontare un gap rispetto al resto dell'Europa. Funzionerà come il resto? Io non lo so. Se stavamo fermi sicuramente no. Presidente, volevo ringraziarla perché è riuscito con parole molto chiare a delineare il senso della riforma, e le volevo fare a questo proposito una domanda, e cioè lei ha detto che gli effetti sul PIL sono stati dei soldi risparmiati, mi pare circa 20 miliardi, e che questi dovrebbero servire all'INPS per rinforzarsi. All'INPS? Per rinforzarsi, per acquisire maggiore solidità, diciamo, sul lato pensionistico. Ecco, dato che siamo diciamo, in un'istituzione dove i giovani sono al centro, io le chiedevo, questo rinforzo che ha l'aria solo di un qualcosa di patrimoniale, di diciamo finanziario, che effetto potrà avere sui giovani? Perché bisogna che gli diamo speranza. Grazie. Ma guardi, nella riforma delle pensioni c'è un comma per adesso totalmente inattuato, che parla di una cosa molto, molto particolare, parla della cosiddetta decontribuzione. Mi creda che quando è stata scritta, ovviamente la parte del Ministero dell'Economia e della Ragioneria è saltata sulla sedia, perché immagini pensare che nel nostro Paese si va a ridurre una contribuzione volendo mantenere la stessa, no, prestazione. Però se non si immagina una riforma che abbia un respiro, è chiaro che è anche difficile poterla poi realizzare. E allora ci sono due cose nella riforma che oggi nessuno, dei quali nessuno parla, perché sono cose che sicuramente avverranno non da subito, ma quando ci saranno i contributivi puri, non sarà più, e questo non lo dice nessuno, 66-70, ovvero 66 più l'aspettativa di vita e 70 più l'aspettativa di vita, ma si torna a 62. Dice perché? Perché a quel punto decidi tu, e si torna alla Dini, cioè pensi il nostro Paese ha buttato, no, 17 anni dalla Dini e non so quanti altri, per una voglia di procrastinare, allungare, stracciare, ognuno tirava un pezzo di questa coperta, e quindi torneremo a far sì che, è vero che oggi è 66-70, ma quello serve ai fini, no, statistiche attoriali, per mantenere l'equilibrio, ma quando poi vai al contributivo puro tornerai indietro e dirai vabbè, ma vuoi uscire a 60 anni, fallo. È chiaro che nel decreto, nella legge c'è un minimo, ovviamente, perché altrimenti farebbe sballare, però puoi tornare indietro, così come la decontribuzione, sul quale c'è l'impegno scritto in norma di avviare una riflessione, perché potrebbe anche essere che poi il sistema possa generare la possibilità di una minima riduzione di contributi a favore, a questo punto, anche della complementare, in una maggiore libertà. È chiaro che qui stiamo parlando in un sistema che ancora ha dei dubbi di applicazione oggi, è come se parlassimo, no, del futuro, però la previdenza funziona così, ti dice fammi una tavola cinquantennale, dice, ma tra 50 anni, ecco, funziona in questi modi. Qui è stato accorciato tutto, quindi il 18 è la convergenza, i primi contributivi puri saranno quelli che hanno cominciato a lavorare il 1 gennaio 96, quindi tra un po' arrivano, tra un po' in termini previdenziali, tra 15 anni, però ci siamo,
e si è messa in moto una macchina. Per i giovani anche questa potrebbe essere un'opportunità, comunque l'importante è averla messa. Si utilizzerà? Sarà possibile? Comunque sta sulla Gazzetta ed è scritta, e io mi auguro che possa anche essere percorsa. Dipenderà dai certificati di morte che ci saranno nel futuro. Come? Dipenderà dai certificati di morte che ci saranno nel futuro. Dipenderà da quanto vive la popolazione. Magari voglio tanti e così lo vedremo. C'era un'ultima domanda. Buonasera, allora in parte ha già risposto anche di più di quello che immaginavo, una domanda che dovevo fare, quindi volevo sapere un po' da lei i consigli per appunto un giovane, come pensare al futuro per pensioni. In particolare io sono un perfezionando qui e ho notato che dal momento che la scuola non paga i contributi per noi, se anche io volessi non posso farlo, e questa è la prima domanda, perché? E la seconda invece era, diciamo, ho chiesto ai miei genitori se avessero qualche domanda da farle fare, in particolare mia madre è insegnante e con la riforma ritarda di 2 anni l'andata in pensione, però ormai è stanca, diciamo, e quindi voleva sapere se facendo in part time gli ultimi anni ne sarebbe penalizzata, diciamo che ha più interesse ad andare in pensione prima che non guadagnare tanto di pensione, ecco, diciamo che al momento la sua idea è questa. Beh, è chiaro che se ha il diritto, se ha il requisito, questo è chiaro che poi è il caso singolo, di poter andare, come? Penso che abbia 39 o 40 anni. Diciamo, se ha maturato il requisito, sul quale non mi azzardo a dare una risposta perché ognuno è un singolo, se va prima o va part time sicuramente perde quelle quote parte che avrebbe maturato, e col sistema contributivo ne perde di meno rispetto al retributivo perché non c'è più la media. Scusi? Perde anche anzianità se lavora part time? Beh, dipende quanti guardi, dipende quanti anni ha, dipende quanti anni ha lavorato, dipende quante settimane ha nel proprio sistema. Potrei dire che sua madre, c'è una clausola nella vecchia norma che è rimasta, che le donne possono andare in pensione da 57 anni, e che ero ricalcolando tutto il sistema contributivo. Ci sono tante fattispecie, non mi azzardo a darla perché altrimenti sono giovanissimi. Beh, io 52, sono giovanissimo. Ah, 52 età o 52 di nascita? Ah, di nascita. Beh, per i 52 è stata fatta una deroga. Per i nati del 52 è stata fatta una deroga, però ecco, mi creda, ecco, pensionistica di 50 milioni di italiani. Che cosa dire ai giovani? Allora, innanzitutto l'ho detto prima, oggi c'è un dibattito, ma conviene ancora riscattare la laurea visto che lavori tanti anni e quindi poi può darsi che non mi serva? Io dico sì, perché comunque lei ha 4 anni, quanto è durato il suo corso di laurea, pagato in un lungo periodo, ha avuto un vantaggio fiscale o lei o chi gliel'ha pagato, quindi qualcuno ne ha giovato fiscalmente, e comunque mette in cascina un'anzianità contributiva e anche contributi, che è vero che nel sistema retributivo non le servivano a niente, perché tanto lei faceva il calcolo sugli ultimi 4 anni, gli ultimi 10 anni, quindi a che cosa serviva riscattare la laurea prima? Solo per aumentare gli anni di contributi e andare in pensione prima, quindi non era ai fini pensionistici ma era ai fini dell'anzianità contributiva. Avevo lavorato 36, riscattavo 4 anni, stavo a 40 e me ne andavo. Oggi non vale più a quelli, ovvero vale se lei arriva a 42 e quant'altro, ma vale per mettere i soldi nel proprio salvadanaio. Lei non può pagare i contributi volontariamente, ecco, questo è vero, e su questo io ho tentato timidamente di avanzare una proposta e dire, però diciamo qui lo dico e qui nego che è una mia intenzione, perché non posso fare come IMSS, visto che tutti, quasi tutti, si fidano dell'IMSS, e le do un dato, no? Allora, c'è una legge che ha fatto Padoa-Schioppa che diceva che le aziende sopra i 50 dipendenti dovessero versare obbligatoriamente il TFR
ai fondi ai fondi pensione, ovvero mettendo una X lasciarlo in capo alle aziende che automaticamente veniva all'INPS. Uno pensava, bene, vedrai che tutti quanti, essendo le aziende sopra i 50 dipendenti strutturate, essendoci una presenza anche sindacale e datoriale, tutti quanti mettono i soldi nei fondi previdenziali privati. Oggi quasi il 50% delle persone barra la casella e dà i soldi all'INPS, e che l'INPS gira automaticamente alla tesoreria dello Stato e poi le rivaluta secondo il TFR. Parliamo di 4-5 miliardi l'anno, quindi non è una grande cifra, non è neanche una piccola cifra. Che cosa sa significare? Questa è la lettura che do io. Che comunque la persona sta in un'azienda grande, strutturata, ci sono i fondi pensioni, ci sono le pressioni anche dei rappresentanti, si fida di più a lasciarle in azienda sapendo che poi vanno all'INPS e che gliele rivaluta solo come il TFR, che però in questi anni è stato migliore il rendimento rispetto ai fondi pensione. E allora dico, ma perché non permettere a questa persona di darmi qualcosa di più di quello che è la previdenza obbligatoria? Se anziché pagare il 33% gli avanzano 50 euro, mi dà 50 euro di più. Questo però farebbe sì che l'INPS entri in competizione con i privati. Allora, i privati sono banche, assicurazione e fondi pensionistici gestiti da datori e sindacati. Quando l'ho detto, ecco, insomma, sono uscito con un po' di difficoltà dalla sala, quindi diciamo che l'idea è suggestiva e non è neanche sbagliata. La risposta che hanno fatto i privati, hanno detto, beh, allora pure noi vogliamo fare la previdenza pubblica obbligatoria. Allora, diciamo che è stata una risposta un po' stizzita, però secondo me diciamo che il sasso nello stagno è stato buttato, perché comunque io ho fatto ultimamente un convegno con generali, tutti loro, e ho detto, beh, pensate che voi dicevate che l'INPS era un baraccone che falliva, chissà che fine facevano, che oggi generali, Unicredit, Banca Intesa è spaventata dall'INPS, comunque è un titolo di merito rispetto all'istituto e a quello che fa. Arriveremo a poter fare quello che le dice lei? Io non posso dire di sì, non posso dire che me lo auspico, posso dire che l'ho ascoltata con interesse ed è un'ipotesi suggestiva, secondo me, che nel momento in cui si va in un mercato l'INPS farà parte del mercato, però dipende dalle leggi dello Stato. Ringrazio il Presidente. Certo. Gliela potrà fare in privato, signora, abbia un istante di pazienza e di cortesia. Stavo dicendo che ringrazio il Presidente per il suo intervento, per aver partecipato a questo evento.